nel concorso del 37esimo Torino Film Festival. Raff è una ragazza che vive in un seminterrato a Vancouver, è una ragazza abbastanza strampalata, che è abbastanza maldestra, anche maldestra anche nei rapporti umani, vive in un seminterrato, appunto fa dei lavori saltuari, dipinge le pareti di casa di rosa e soprattutto ama la musica, e ama ballare, a muovere il corpo, ha una gestualità, una corporalità, non solo una gestualità, assolutamente straordinaria. E un bel giorno questa ragazza, appunto un po' ostica ai rapporti, un po' strampalata, incontra Tal, più o meno coetanea, forse un po' più vecchia, anche lei una ragazza più ricca, anzi decisamente ricca, e soprattutto molto sicura di sé e piena di carattere. E il film racconta la storia di queste due ragazze. È l'opera prima di Harry Czepka, che invito qua. Insieme alla produttrice Sara Blake. E soprattutto insieme a Raff, cioè Grace Glowicki. E già che ci sono, vi ricordo che Grace Glowicki ha anche un film come regista qui al festival, nella sezione After Hours, mi pare che passi per la prima volta domani, che si chiama Tito, ed è la storia di un ragazzo strampalato. Un ragazzo che ha dei problemi in realtà. Buonasera, grazie. Thank you for coming. It is an honor to be at a festival devoted to young cinema and new cinema. Very grateful to be here. This film was made by a group of friends over two hectic weeks. It was a real labor of love. And Grace and I have known each other for 10 years and have always been working together. So this is sort of the first feature-length film that I was able to do with Grace. Although I also worked on Tio, so thank you for coming. I hope you enjoy it. Grazie, ringrazio il Torino Film Festival, è un vero e proprio onore essere qui con voi e in questo festival che dedica la sua attenzione alle opere prime e ai giovani registi. Sono davvero dunque molto grato di essere stato selezionato. Questo film è risultato di un lavoro che ho effettuato con degli amici nel corso di due settimane pazzesche in cui abbiamo girato ed è una vera e propria opera d'amore. Io conosco Grace da più di 10 anni e questa è, dopo una serie di lavori che abbiamo fatto insieme per il cinema, è il mio primo lungometraggio dove abbiamo collaborato insieme e tra l'altro l'ho aiutata anche sul film Tito che appunto vedrete qui a Torino domani. Ancora una volta grazie infinite per essere qui e buona visione. I hope you guys like the film. As Harry said, we've been friends for a long time, so this film is kind of a culminative point in our relationship, especially because I just made my first feature film, which he was the AD on, and was also always on. We were on the phone with each other for like a year leading up to both of these films, so screening to you guys today is just a really important moment in our cinematic relationship, so thank you for being here and for making it that much more special for us. Um,
Ti ringrazio anch'io, come ha già detto Harry, questo film è il frutto di tantissimi anni di collaborazione, di amicizia, e segna un po' il nostro punto di incontro rispetto al nostro rapporto di amicizia in ambito cinematografico. Come ha anticipato lui, anch'io ho realizzato il mio primo film, e quindi tra colleghi che lavorano in ambito di cinema e amici non immaginate quante ore abbiamo trascorso al telefono a scambiarci opinioni sul film, sulle riprese, sulla sceneggiatura. Quindi assisterete a quello che è il nostro rapporto cinematografico, quindi è un rapporto molto speciale per entrambi, e grazie a tutti voi. Bene, vi ricordo che alla fine ci sarà il Q&A. Grazie a voi e buon divertimento.